La domanda di oggi è piuttosto banale. La season 2 di Warzone 2 potrà effettivamente salvare Warzone 2? La risposta è... sì, è possibile, è possibile. Ora vi spiegherò il perché. Allora, posto il fatto che non ci sono ancora grosse conferme che io sappia, si sa benissimo di cosa ha bisogno Warzone. Ovvero qualcosa di più intrattenente, il gioco purtroppo risulta un pochino noioso, a parer mio. E quando l'ho detto io qualche mese fa, quando era appena uscito il gioco, tutti mi hanno insultato. Ora, pare che molti la pensano così. Ho più volte definito il gioco unskilled, cioè o meglio, non tanto senza skill, ma più che altro con uno skill gap veramente tanto ridotto. E tuttora la penso così, penso che sia effettivamente ancora un gioco in cui la skill conta sì per essere più forte degli altri, ma uno più scarso di te può comunque ucciderti abbastanza facilmente. Ancora ci sono dei problemi tecnici tipo super bullet e cose del genere, tipo time to kill rottissimi. Una cosa che peraltro non mi è piaciuta minimamente di questa stagione è il fatto che abbiano fatto poche patch alle armi. È vero, sono abbastanza equilibrata, in realtà non è che ci sono cose rottissime. Forse il Vector, non so se il Vector sia mai stato nerfato, in realtà pistoline varie purtroppo ho seguito poco Warzone ultimamente, ma avrei preferito sinceramente dei meta change più radicali. E spero che con la Season 2 di Warzone arriveranno. Non sto dicendo che devono per forza rompere l'equilibrio delle armi, ma siamo stati abituati, tra virgolette, bene su Warzone 1, soprattutto nelle ultime season in cui il meta cambiava ogni season. E molta gente non capisce quanto sia importante questa cosa. Io voglio che il meta cambi, sinceramente. Non perché non mi piacciono le armi che ci sono in meta, ma perché crea dinamicità. Giocare tutto l'anno con lo Scar, raga, che palle, sinceramente. Questo è stato anche il bello di Warzone 1. Ora vi farò un esempio esterno a Warzone ed è Destiny, per esempio. Ci sono veramente tante tante armi e lì è difficile che ci sia un'arma in meta. Di solito c'è un archetipo in meta, ovvero per esempio gli automatici che sparano veloce, che sparano 600 colpi al minuto, per dirvi. Quelli sono meta per esempio in questa season, che sono effettivamente forti, sì, ma è comunque utilizzabile altro. Poche sono le armi che hanno veramente spaccato il meta, come il DMR. Ma nonostante il meta sia più equilibrato, dopo un tot di tempo loro tendono a dire: ok, va bene, nerfiamo leggermente questi e potenziamo leggermente i fucili da ricognizione che sparano 150 colpi al minuto, ovvero dei fucili che sparano a colpo singolo. Questo perché lo fanno? Non perché effettivamente pensano che gli automatici siano troppo forti, ma semplicemente per cercare di cambiare effettivamente le carte in gioco e rendere il gioco meno statico. E penso che Warzone in Season 2 dovrà effettivamente fare un meta change abbastanza importante. Attenzione, mamma mia quanto sono bianco qua, non voglio armi rottissime che entro in game a caso, ecco, no. Voglio che effettivamente ci sia un po' di dinamicità. Per quanto riguarda il movement, purtroppo non mi aspetto grandi cose. Io purtroppo, ragazzi, questa luce è incredibile, non so come risolverla. Proviamo così. E quindi penso che purtroppo il livello di skill rimanga più o meno tale. Spero che effettivamente aggiungano qualcosa, qualche tipo di dinamica un pochino più veloce. Perché io sono ancora d'accordo con tutte le critiche che gli ho fatto negli scorsi video e... pare che tanta gente effettivamente ora sia d'accordo con me, perché l'avevo detto e ora è così. Al contrario invece è poca la gente che sia d'accordo che questo sia un gioco veramente fatto bene, che sia un capolavoro quanto lo era Warzone 1, perché io ho sempre detto che Warzone 1 secondo me era un capolavoro al contrario di Warzone 2. Detto questo, io non penso che Warzone 2 potrà mai raggiungere effettivamente Warzone 1, salvo cambiamenti troppo troppo grossi che andrebbero a snaturare il gioco. Cioè sto già puntando a Warzone 3, ma c'è una cosa che può effettivamente salvare il gioco, perlomeno sotto il punto di vista degli utenti che vogliono giocare, che si divertono a giocarci. E mi duole dirlo, tanti di voi l'avevano già detto, io avevo detto che non sarei stato d'accordo su questa cosa, ma ragazzi ve lo dico, Rebirth potrebbe salvare il gioco. Non sto parlando di rendere il gioco migliore, ma sto parlando di effettivamente creare più utenza, dare più divertimento ai giocatori, perché è indubbiamente più divertente giocare una partita di Rebirth Island rispetto che giocare Caldera, perlomeno sotto il punto di vista della interazione che hai effettivamente col gioco. Non sei tutto il tempo a ruotare, che comunque sì, è una cosa che io sinceramente apprezzo, è una cosa più tattica. Ma raga, che palle sta tattica di Warzone 2, dai, che coglioni. Vogliamo un po' di azione e forse effettivamente Rebirth Island può aiutare. Rebirth Island, chiaramente intendo modalità ritorno, può aiutarci, può aiutarci. Non so, non ho ancora capito se è effettivamente confermato che in Season 2 uscirà Rebirth Island. Io ripeto, è modalità ritorno. Ma ragazzi, se non esce la modalità ritorno nella prossima season, potrebbe essere davvero un problema. Io non penso che effettivamente la modalità ritorno possa effettivamente cambiare la mia opinione per quanto riguarda il gioco. La giocherò? Sì. La giocherò più di Almazara? La risposta è ancora sì. Sapete quanto io amassi la modalità ritorno? E una cosa che mi spronava davvero tanto a giocare era il portare content. Attualmente io fatico anche solo a pensare a un tipo di content da fare.
fatico a dire ok, adesso mi metto qua, faccio 20 kill con lo Scar e dico che lo Scar è l'arma più forte del gioco, perché non succederà, perché so che se voglio fare una roba del genere ci posso mettere perfino un mese di tempo per cercare 20 kill di merda su un gioco che è casuale. Per quanto riguarda invece Rebirth, sono sempre più bianco in faccia, raga, mi scuso. La cosa era un pochino più facile, fare 20 kill, perché effettivamente tra respawn, tra comunque le partite durano meno, io sapevo che in una sera, se cercavo 20 kill almeno una volta a serata, le avrei fatte. E quindi insomma ero anche spronato verso il cercare il content, mi divertiva effettivamente fare contenuti, e io spero che la nuova modalità ritorno possa tornare a portare perlomeno in me l'idea di cavolo, fai 20 kill e porta sto content super bello. Poco altro da aggiungere, di base quello che voglio è meta change più dinamico, il movement gradirei un pochino di dinamicità in più, ma io ragazzi vi ripeto, non voglio lo slide cancel, non mi interessa, voglio che il lomino sia rapido e spero che questa modalità ritorno possa effettivamente spaccare. Io raga vi ripeto, sto giocando il multiplayer ultimamente e raga io ripeto, il multiplayer è bellissimo, secondo me è il multiplayer più bello degli ultimi 4 anni, senza grossi dubbi. Se la gioca sempre con MV, e poi attenzione a dire che MV e MV2 siano i migliori giochi multiplayer di Call of Duty, perché non è così ragazzi, non è così, purtroppo la giocabilità è sempre quella che è, tra vita, camper e tutto quant'altro, insomma ci sono sempre stati camper ma una volta erano diversi. Bella.